Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Queste parole di Papa Francesco rispecchiano fedelmente quanto oggi il Vangelo ci propone. Gesù ribalta qualsiasi nostra idea della vita e dei rapporti con gli altri. Le nostre tendenze naturali ci suscitano il desiderio di dominare le cose e le persone, dirigere e dare ordini, che la gente possa riconoscere in noi uno status, una posizione. Invece, il cammino che Gesù ci propone è l'opposto. Il Concilio Vaticano II ha affermato che l'uomo acquisisce la sua pienezza attraverso il servizio di donarsi agli altri. Anche se ci sembra che diamo la vita, in realtà la stiamo incontrando. L'uomo che non vive per servire, non serve per vivere. E con questa attitudine il nostro modello è lo stesso Cristo, giacché il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma a servire e a dare la sua vita come riscatto per molti. Essere servo, essere schiavo, così come ce lo chiede Gesù, è impossibile per noi. Rimane fuori della capacità della nostra povera volontà. Dobbiamo implorare, attendere e desiderare intensamente che ci siano concessi questi doni. La Quaresima e le sue pratiche quaresimali, digiuno, elemosina e preghiera, ci ricordano che per ricevere questi doni dobbiamo prepararci adeguatamente.